Fondamentalmente noi oggi i malati più gravi, i malati più critici e gli unici che ricorrono a una ventilazione non invasiva, fondamentalmente o la maschera con l'SVR o altri dispositivi ad alti flussi di ossigeno sono i soggetti non vaccinati. Quindi la fotografia di un reparto di malattie infettive o di un reparto medico in questo momento vede fondamentalmente una proporzione dei malati gravi che sono quelli non vaccinati, mentre nei soggetti vaccinati non vediamo più quella malattia che vedevamo 2 anni fa e che abbiamo visto anche nella seconda e nella terza ondata. Soprattutto nei soggetti che sono vaccinati, noi vediamo la durata dei sintomi che è significativamente più corta rispetto ai soggetti che non sono vaccinati e di conseguenza anche una durata di quello che è la positività al tampone, decisamente inferiore rispetto agli altri soggetti. Quello che abbiamo continuato a fare e continueremo anche domani, dove ci recheremo intorno alle 11:30 in un RSA genovese dove ci sono 7 positivi, è l'attività dei monoclonali, che sta prendendo veramente molto piede nella nostra città e ha preso molto piede anche nella regione. Vi dico soltanto che nell'ultima settimana, solo nella clinica del San Martino, sono stati somministrati 60 trattamenti con anticorpi monoclonali e questo evidentemente vuol dire anche un grosso sforzo dal punto di vista sanitario, perché potete immaginare cosa vuol dire portare 60 persone da casa all'ospedale, riportarle e riportarle a casa. Però credo che questa strategia degli anticorpi monoclonali ci stia dando una mano.